Come dicevamo, la pubblicità del dibattito è assicurata anche attraverso il canale satellitare e la web TV della Camera. Ringraziamo il Ministro Martina che è venuto. Sappiamo quanto è importante l'agricoltura, quanto ci teniamo anche come Commissione attraverso tanti provvedimenti che abbiamo fatto, dai piccoli comuni ai provvedimenti sul territorio, a questa parte della nostra economia e del racconto dell'Italia. Sappiamo anche che l'agricoltura consuma tanta acqua, più della metà dell'acqua consumata è in agricoltura, per cui questa audizione è importante. Ne approfitto anche per chiedere al Ministro Martina appunto se il tema dell'adattamento, diciamo, che si impone in tutti i settori, è stato focalizzato, diciamo, poi nelle politiche che il Ministero dell'Agricoltura sta mettendo in atto. Penso in particolare, da un lato, all'orientamento della ricerca tecnologica e scientifica verso le politiche di adattamento ai mutamenti climatici, e questo lo chiedo al Ministro, se è pensabile che anche i fondi europei destinati all'agricoltura, certo non da domani, no, vengano progressivamente orientati premiando quelle forme di agricoltura che adottano innovazioni tecnologiche finalizzate a un uso efficiente della risorsa, un uso appropriato, perché sappiamo che sul fronte dell'irrigazione ci sono scelte molto diverse in campo che sono importanti, ripeto, non per i prossimi mesi ma per i prossimi anni e per i prossimi decenni. Ministro. Grazie Presidente, grazie onorevoli deputati. L'audizione di oggi ha anche per me un obiettivo molto importante, che è quello di fare il punto sull'emergenza siccità che ci troviamo a fronteggiare, traguardarla nel breve per gli interventi di emergenza che dobbiamo gestire, e però anche riflettere in particolare sul medio periodo per capire, come veniva detto adesso dal Presidente, dal punto di vista strutturale, quali interventi mettere in campo. Quindi grazie per questa occasione, spero di potervi dare un quadro esaustivo delle riflessioni che stiamo facendo, degli interventi che stiamo impostando e del monitoraggio della situazione che stiamo attuando ormai da mesi. È senza dubbio necessario mettere in campo dal nostro punto di vista un mix di interventi atto a fronteggiare la scarsità d'acqua, che si ripercuote con grande impatto su diverse attività economiche, in particolare, come potete immaginare, sul settore agricolo, la cui produzione è fortemente dipendente dall'irrigazione. Allo stesso tempo io credo che sia irrinunciabile appunto impostare subito politiche di forte concretezza rispetto al tema radicale del cambiamento climatico che stiamo vivendo e che ci riguarda sempre più da vicino. Le gelate e le abbondanti nevicate di quest'inverno nel Mezzogiorno, per un verso, così come la siccità che riguarda il nord del paese, per l'altro, sono la rappresentazione di quello che abbiamo vissuto in questi mesi e sono la rappresentazione, diciamo, più evidente del fatto che il cambiamento climatico non è uno scenario ipotizzabile o in qualche modo come dire, ancora da aspettare di qui a qualche periodo, ma sta entrando già dentro la vita quotidiana delle nostre comunità, del nostro paese, appunto anche con capovolgimenti dal punto di vista climatico e ambientale molto radicali. Gli strumenti nazionali europei a disposizione per far fronte a questi nuovi scenari hanno bisogno certamente di essere aggiornati, robustiti, per dare tutela al reddito dei nostri agricoltori in primis e futuro al modello agricolo italiano. Anche per questo motivo noi abbiamo deciso di dedicare il prossimo G7 agricolo, che terremo a Bergamo a metà ottobre, proprio sul tema delicatissimo della difesa del reddito degli agricoltori davanti alle crisi, in ragione in particolare dei cambiamenti climatici e della volatilità dei prezzi che spesso questi cambiamenti climatici generano anche sul mercato. La gravità della situazione in Italia è legata certamente alla siccità dimostrata dai numeri. Conoscete meglio di me alcune come dire, indicazioni molto chiare. Siamo davanti a una delle situazioni più severe degli ultimi 10 anni,
le precipitazioni sono state complessivamente inferiori alla media climatologica del 6% circa, e tale fenomeno ha riguardato soprattutto il settore centro-occidentale del nord, l'Italia centrale e le isole maggiori. Nei primi mesi del 2017 le temperature sono sopra la media di oltre 3 gradi, associate a questa forte riduzione delle precipitazioni, parliamo addirittura di un meno 53% rispetto alla media dei precedenti mesi di giugno. Questo combinato ha prodotto gravi danni alle colture e agli allevamenti, sta producendo una sofferenza dal punto di vista delle colture e della zootecnia tutt'altro che irrilevante. Secondo le elaborazioni, le prime elaborazioni di cui disponiamo, parliamo di circa il 40-50% delle produzioni di cereali e una consistente riduzione della produzione, ad esempio, di latte nazionale. Il Ministero sta monitorando, insieme ovviamente al Ministero dell'Ambiente, l'evoluzione della situazione realtà per realtà, territorio per territorio. La scorsa settimana abbiamo convocato una riunione tecnica specifica per l'analisi delle diverse esigenze regionali. Al momento sono 11 le regioni che si apprestano a richiedere lo stato di calamità a seguito delle eccezionali avversità: l'Emilia-Romagna, il Veneto, la Toscana, le Marche, il Lazio, il Molise, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna e la provincia autonoma di Trento. Siamo pronti ovviamente a rispondere con celerità a queste richieste, assicurando l'attivazione degli strumenti del Fondo di Solidarietà Nazionale, che voglio ricordare attiva la sospensione dei mutui e il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali a carico delle imprese agricole danneggiate. Con il decreto Mezzogiorno approvato ieri, come sapete, abbiamo esteso l'operatività del Fondo Nazionale anche alle aziende colpite, che avrebbero potuto sottoscrivere assicurazioni ma non l'hanno fatto, proprio tenendo conto dell'eccezionalità del fenomeno siccitoso. Abbiamo esteso la portata del fondo proprio in ragione del carattere particolare del fenomeno che abbiamo di fronte. Grazie a un accordo in via di perfezionamento con la Commissione europea, inoltre, abbiamo stabilito un aumento degli anticipi dei fondi europei della PAC, dello sviluppo rurale, di circa 700 milioni di euro, portandoli a quota 2,3 miliardi di euro. Anche qui per provare a lavorare sul tema della liquidità da mettere in dotazione alle aziende e aiutare il più possibile, diciamo, un flusso di contribuzione economica utile anche ad affrontare le emergenze derivate da questa situazione. La situazione continua a essere puntualmente monitorata. I tecnici del Ministero sono costantemente in contatto con gli esperti regionali e le rappresentanze di categoria. La crisi di queste settimane credo riporti appunto al centro dell'agenda politica e istituzionale la necessità di una strategia di medio-lungo periodo per la gestione di una risorsa fondamentale come l'acqua. Sappiamo non da oggi come occorra realizzare investimenti per aumentare la capacità di invaso in modo da raccogliere più acqua possibile quando cade in eccesso. Ad oggi noi raccogliamo solo l'11% delle precipitazioni e questa è una percentuale troppo limitata, troppo poco. Servono anche piani di investimento pubblici e privati per ammodernare la rete di distribuzione, per accelerare l'adozione di innovazioni sul fronte dell'agricoltura, dell'allevamento di precisione, che aiutino nel risparmio idrico e aiutino il riutilizzo della risorsa. È un tema non solo agricolo, mi rendo conto, ma di grande importanza per l'agricoltura italiana e più complessivamente per affrontare il tema della sostenibilità complessiva del nostro modello produttivo. L'Italia è un paese, come sapete, ricco di acqua di ottima qualità, pertanto distribuirla lungo tutta la dorsale appenninica e anche nelle isole maggiori, distribuita lungo tutta la dorsale appenninica anche lungo le isole maggiori, abbiamo bacini e abbiamo buone sorgenti, dobbiamo dotarci di infrastrutture adeguate. Per quanto riguarda più specificamente il settore di mia competenza, io voglio approfittare di questa audizione anche per
smentire per certi versi alcuni, alcuni luoghi comuni legati alla percezione che si ha dell'uso dell'acqua in agricoltura. Credo che si possa affrontare il tema guardando alle buone pratiche che anche questo Paese negli anni ha saputo applicare, monitorare. È vero che l'agricoltura è il settore che più di altri utilizza l'acqua, come veniva ricordato, proprio per il suo ciclo produttivo, inevitabile. La nostra produzione agricola, al pari di quella di Spagna, Portogallo e Grecia, è fortemente dipendente dalla pratica irrigua, dipendenza che negli ultimi anni sta diventando ancora più sistemica a seguito appunto dei cambiamenti climatici che richiedono interventi di soccorso anche su colture in passato non irrigate, come ad esempio la vite e l'olivo. Per quanto riguarda il nostro paese, la superficie irrigua è pari a poco meno di un quarto della superficie agricola utilizzabile, 2,7 milioni di ettari irrigati a fronte di una SAU di poco superiore ai 12 milioni di ettari. Va detto che da questa porzione di territorio si ottiene oggi più del 50% della produzione agricola nazionale. Questi sono dati che in linea di massima tutti conosciamo. Quello che spesso si dimentica è che l'agricoltura è un utilizzatore di acqua più sostenibile di quanto non si pensi. In primo luogo, la grande maggioranza di acqua utilizzata a fini irrigui è di origine superficiale e per la gran parte attraverso l'irrigazione viene restituita al reticolo idraulico e ritorna disponibile per nuovi utilizzi. I grandi sistemi irrigui alimentati dal fiume Po, a partire dalla risicoltura del Pavese e del Vercellese fino ad arrivare all'ortofrutta dell'Emilia-Romagna, fanno tutti riferimento ad acque superficiali. I prelievi da falda sono in costante calo, ormai presenti solo in alcune aree del paese non servite da invasi di idonee dimensioni, e gli investimenti di questi anni sono stati tutti indirizzati alla riconversione degli impianti proprio per assicurare un maggiore risparmio di acqua e a diffondere pratiche collettive, la pratica collettiva dell'irrigazione in sostituzione del prelievo del singolo utente, i cui fabbisogni sono difficilmente misurabili e ancor meno programmabili. Dicevo degli investimenti realizzati in questi anni, a testimonianza, se volete, dell'impegno che abbiamo iniziato a sviluppare, in particolare dal mio ministero. Dal 2007 è stato investito ed erogato oltre 1 miliardo di euro che ha permesso l'ammodernamento dei sistemi irrigui di vastissimi comprensori, il passaggio a forme di irrigazione sempre più efficienti, la creazione di invasi di notevoli dimensioni, ma anche un'agricoltura di qualità ad alto valore aggiunto, oltre alla preservazione di habitat di particolare pregio e la difesa dei territori dagli eventi climatici estremi. Inoltre, nel 2015 abbiamo compiuto una scelta strategica che guarda proprio al medio-lungo periodo. Mi riferisco all'intesa sul riparto dei fondi FEARS destinati all'Italia per il periodo 15-20, che ha stanziato 300 milioni di euro per la realizzazione di grandi infrastrutture irrigue, con l'accordo di prevedere in favore del settore ulteriori risorse attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione, successivamente quantificate in 295 milioni di euro con delibera CIPE 1 dicembre 2016, e di lasciare alla programmazione regionale la realizzazione di interventi infrastrutturali di più modeste dimensioni, come i bacini di accumulo inferiori ai 250.000 metri cubi e il sostegno agli investimenti a livello di singola impresa agricola. È stata questa una scelta molto importante, prima di tutto perché ha consentito di incrementare la spesa pubblica sul settore grazie al cofinanziamento comunitario. In secondo luogo perché, essendo stata presa fuori dalla logica dell'emergenza idrica, ha ribadito l'idea da non dimenticare che questo tipo di investimento, per la sua strategicità, deve essere continuo, rinnovato e che occorre reperire sempre nuove risorse per i processi di miglioramento e di ammodernamento dal lato proprio delle innovazioni tecnologiche necessarie. Il piano di investimenti programmato nel 2015 e nel 2016 viene ora completato con un'assegnazione di ulteriori 107 milioni di euro in corso
di perfezionamento ai sensi dell'articolo 1,140 della legge di bilancio 2017, con la nuova programmazione che, ripeto, ha stanziato 300 milioni di euro con i fondi comunitari, altri 295 grazie all'FSC, si è deciso di procedere tramite bando pubblico e con criteri di scelta strettamente allineati agli obiettivi di risparmio idrico previsti dalla direttiva quadro, coerentemente con la politica fondata sull'uso efficiente dell'utilizzo dell'acqua da anni sostenuta dal MIPAF, che premia gli interventi che intercettano maggiormente i bisogni manifestati a livello di bacino idraulico. Il bando di selezione delle proposte progettuali, per vostra informazione, nell'ambito del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 15-20 scadrà proprio il 31 agosto prossimo, quindi a fine mese. I primi di settembre sarà nominata la commissione per la valutazione dei progetti, che saranno quotati sulla base di criteri oggettivi. Approvata la graduatoria e emanati i provvedimenti di concessione, i beneficiari potranno ottenere l'anticipo del finanziamento fino al 30% dell'importo del sostegno. L'avvio dei cantieri è previsto per l'inizio del 2018. Questi primi 700 milioni di euro devono rappresentare un punto di partenza per una programmazione pluriennale che deve essere inserita stabilmente nella programmazione infrastrutturale del Paese. L'agricoltura è pronta a fare la sua parte, anche migliorando, come giusto porsi, la propria capacità di gestione della risorsa e aumentandone la sostenibilità. In questo contesto rientrano anche gli investimenti in irrigazione di precisione. Qui rispondo, spero, più precisamente anche al quesito che veniva posto dal Presidente. Gli investimenti in irrigazione di precisione che possono accedere ai benefici previsti dal piano Industria 4.0 e dai finanziamenti legati ai PSR regionali. La sfida tecnologica ed ecologica che porterà il nostro modello agricolo ad essere il più competitivo anche dal lato della sostenibilità passa dall'utilizzo corretto e sostenuto e coerente e costante di questi interventi e di queste misure. Il fatto di essere riusciti nell'ambito, ad esempio, di Industria 4.0 a ricavare un pilastro specifico per l'agricoltura 4.0, così come abbiamo voluto con il Ministero dello Sviluppo Economico nell'ultima legge di stabilità, nell'ultima legge di bilancio, per me ha aperto obiettivamente uno spazio nuovo di lavoro, soprattutto per le nostre imprese agricole, soprattutto per il nostro comparto. E devo dire che iperammortamento e superammortamento nell'ambito, ad esempio, di alcune prime rilevazioni che riscontriamo dal lato, diciamo, delle prime indicazioni che arrivano, delle leve che sono state utilizzate, indicano obiettivamente una strada nuova che anche le imprese agricole e agroalimentari stanno cercando di perseguire proprio nel legato in particolare. Chiudendo e riassumendo, io sono convinto che si debba davvero muovere su più fronti. Il primo fronte è certamente quello, appunto, da questo punto di vista è sicuramente necessario potenziare il sistema degli invasi, favorire la diversità. Secondo fronte a quello che richiamavo prima, legato certamente alla rete di distribuzione. In quest'ambito naturalmente gli obiettivi sono quelli di ridurre le perdite dei canali e delle reti, di migliorare l'efficienza della distribuzione, di favorire l'interconnessione degli schemi irrigui sia per la gestione ordinaria ma anche per far fronte alle emergenze, distribuire la disponibilità idrica in eccesso o in difetto, oltre che promuovere la gestione collettiva dell'irrigazione. Terzo asse.
Dunque, pare che abbiamo perso praticamente, però noi l'abbiamo sentito, quindi dall'inizio credo dell'ultima cartella in cui si distribuivano. Comunque, credo che. Sì. Dunque, sostanzialmente stavo cercando di riassumere e provavo a dire che mi sembra, diciamo, che ci si possa muovere attorno a tre assi. L'asse, diciamo, dell'approvvigionamento, dove sicuramente noi dobbiamo lavorare per potenziare il sistema degli invasi, per favorire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, al di là degli usi convenzionali, diffondendo il più possibile l'uso irriguo di acque reflue depurate e mettendo a punto tecnologie di ricarica artificiale delle falde. Un secondo asse è quello che abbiamo richiamato a più riprese della rete di distribuzione, dove è chiaro che il tema è in primis ridurre le perdite dei canali e delle reti, migliorare l'efficienza della distribuzione e favorire l'interconnessione degli schemi irrigui sia per la gestione ordinaria ma anche per far fronte appunto alle emergenze, oltre che lavorare ancora per promuovere la gestione collettiva dell'irrigazione. Il terzo livello di impegno è certamente quello legato all'azienda, alle singole aziende, e qui il tema di come puntiamo ancora di più e sempre meglio sulla innovazione per ottimizzare l'uso delle risorse idriche attraverso agricoltura e allevamento di precisione è il tema che ci stiamo ponendo. Sono tanti sistemi ormai di irrigazione automatizzati che possono consentirci un salto di qualità, quello a goccia interrata, subirrigazione, e altri che possiamo tranquillamente, diciamo, elencare andando avanti nella identificazione di tecnologie e innovazioni utili. Sono sfide che a nostro giudizio vanno ovviamente tutte raccolte con un approccio integrato, il più possibile integrato, con le politiche economiche e la gestione del territorio. E da questo punto di vista io confermo qui l'impegno del mio Ministero ad andare avanti nel lavoro che si è impostato, a perfezionarlo, a migliorarlo, a costruire insieme anche al Parlamento salti di qualità possibili, necessari, anche in ragione di questa stagione che, a mio giudizio, nella difficoltà estrema della gestione, ci offre però anche la necessità, l'occasione di costruire un salto di qualità strutturale negli interventi. E credo che attorno a queste riflessioni e a altre che anche la Commissione vorrà offrirci, noi possiamo trovare un percorso utile di lavoro. Grazie. Grazie Ministro. Ci sono molte richieste di intervento, do la parola al collega Borghi. Grazie Presidente, molto rapidamente, anche perché altri colleghi del gruppo del Partito Democratico si sono iscritti e daranno il loro contributo. Io vorrei solo a nome del nostro gruppo dare un'espressione di giudizio favorevole alla relazione che il Ministro Martina ha qui consegnato alla nostra attenzione, soprattutto per un dato che coglie l'aspetto sistemico rispetto al quale dobbiamo lavorare su queste tematiche. Se c'è un dato che emerge con grande forza da questo ciclo di audizioni, che poi credo sarà uno dei tratti caratterizzanti anche della relazione finale che dovremo compiere, è il fatto che noi dobbiamo abituarci all'idea che su questi temi dobbiamo lavorare in termini di prevenzione e non più in termini di emergenza. Questo è un paese che sulla logica dell'emergenza ha costruito una retorica e una modalità di intervento eccessiva. Dovremmo iniziare a porci il tema dell'approvvigionamento idrico al mese di ottobre, al mese di novembre, al mese di dicembre, non al mese di giugno, quando ormai è tardi. E sotto questo profilo il quadro che il Ministro qui ci ha rappresentato, sia dal punto di vista dell'approvvigionamento, sia dal punto di vista della rete di distribuzione, sia dal punto di vista dell'innovazione, della trasformazione delle modalità con le quali le nostre imprese agricole effettuano modalità irrigue dei territori, è sicuramente un elemento importante. Dobbiamo riuscire a cogliere questo obiettivo, perché abbiamo un sistema paese che deve vincere la sfida dell'innovazione sotto questo profilo, e la sfida dell'innovazione per noi significa anche accompagnare il sistema delle imprese dentro il cambiamento e dentro le modalità di impiego di una risorsa che in passato
è sempre stata concepita come una risorsa data, illimitata e garantita, mentre invece oggi noi sappiamo che la risorsa acqua è una risorsa estremamente preziosa e che quindi ha bisogno da un lato di un quadro di equilibrio dal punto di vista dei luoghi di produzione e dei luoghi di consumo. Come il Ministro sa, noi abbiamo già introdotto all'interno del collegato ambientale, lo abbiamo reintrodotto essendo scaduta la delega all'interno della legge sui parchi, la delega al governo sull'introduzione del sistema di remunerazione dei servizi ecosistemici, proprio perché dobbiamo andare verso una dimensione di equilibrio e di capacità di comprendere che questo tema dell'equilibrio ambientale e della capacità di creare un meccanismo di alleanza fra territori produttori e territori consumatori alla base della prevenzione rispetto a quello che sta accadendo oggi in questa città, in cui i territori circostanti alla capitale si vedono, come dire, opposti rispetto alla capitale medesima. Ed è chiaro che se noi costruiamo un meccanismo in cui coloro i quali utilizzano l'acqua, i fini irrigui, i fini energetici, i fini idropotabili, vengono vissuti in una logica oppositiva rispetto alle realtà che producono, si innesca un meccanismo di rottura della solidarietà nazionale. Il secondo dato è la garanzia, nel quadro della programmazione, che vi sia un sostegno degli investimenti, sia degli investimenti pubblici, secondo le direttrici che sono state qui tracciate, sia del percorso di accompagnamento alla trasformazione anche delle imprese, perché il passaggio di sistemi di irrigazione da tradizionali a goccia significa, per esempio, un tema di investimento di impresa su cui evidentemente c'è bisogno anche di una capacità di accompagnamento e di trasformazione dal punto di vista del sostegno alle imprese. Grazie. Grazie collega Borghi. Collega Zolezzi. Sì, grazie Presidente, grazie Ministro. E volevo capire quali idee avete con maggiore precisione sul recupero delle acque reflue. È un tema su cui ci interesserebbe capire qualche dettaglio, un tema sicuramente importante, fattibile, probabilmente i gestori potrebbero riuscire a iniziare la pratica e magari coniugare l'esistenza di impianti di depurazione non sempre adeguati, soprattutto in realtà rurali, con il fatto poi di poter dare il refluo chiaramente depurato adeguatamente alle colture. E un altro tema che le pongo è quello dell'agroenergia. Provincia di Bologna nel 2013 ARPA Emilia Romagna stimò nel 20% in più l'aumento del consumo idrico dell'agricoltura, riferendolo in particolare alla proliferazione di impianti a biogas da matrici agricole. Io stesso in provincia di Mantova, in maniera più grossolana, presso a poco arrivare alla stessa conclusione, quando gli impianti erano 48, adesso che sono più di 70 forse è peggiorata, e l'irrigazione chiaramente in questo caso non è certo di precisione o a goccia. E se su questo, se in caso appunto di emergenza, ritenete eventualmente di privilegiare il food rispetto al no food. Grazie. Grazie collega Zolezzi. Collega Zaratti. No, grazie Presidente. È evidente che i cambiamenti climatici rendono il nostro problema strutturale e da questo punto di vista anche le risposte ovviamente devono essere di carattere strutturale. Siccità nel nostro paese ce ne sono state sempre, ma noi sappiamo che nel futuro probabilmente questo problema lo avremo in modo significativo. Quindi bene una serie di soluzioni. Io penso però che è difficile pensare di risolvere il problema strutturale se non abbiamo due questioni fondamentali: la chiarezza dei programmi e delle cose che dobbiamo fare e gli investimenti necessari. Perché io ho apprezzato ovviamente l'impianto del ragionamento del Ministro, ritengo però che le risorse messe in campo siano ancora insufficienti per affrontare il problema che abbiamo di fronte. E così come anche i programmi operativi, rimangono alcune questioni che devono secondo me essere chiarite e alcune cose che possono anche essere fatte partendo dalle norme, dai livelli autorizzativi che noi diamo alle nostre imprese. Faccio un esempio: rendere obbligatorio il recupero dell'acqua piovana a tutti gli interventi di natura edilizia e di ristrutturazione che ci sono, che mettono in campo le aziende, è una cosa che è, dal punto di vista generale, a zero lire di investimento per quanto riguarda il pubblico, ma che invece affronta un pezzettino del nostro problema. Così come una serie di proposte interessanti, come quello per esempio dell'uso
delle acque reflue depurate presenta problemi di investimento significativi, perché noi attualmente abbiamo tanti depuratori che sono in grado, di terzo livello, che sono in grado e che producono acque che possono essere utilizzate in agricoltura, non vengono utilizzate perché queste acque finiscono sostanzialmente tutto al mare. Quindi rendere utilizzabili queste acque significa mettere in campo degli investimenti significativi che possono permettere tale utilizzo. Tra le molte cose interessanti dette ce ne sono alcune che a me preoccupano, quello appunto mettere in punto tecnologie di ricarica delle falde, che significa rimettere in falda le acque depurate. Su questo punto ovviamente c'è un livello di delicatezza che io invito ad affrontare con molta, molta serietà. Concludo dicendo insomma che c'è un pezzo che invece mi interesserebbe sapere, Ministro, che riguarda la funzione dei consorzi di bonifica in questo nostro ragionamento, perché i consorzi di bonifica gestiscono una parte significativa delle nostre acque, lo gestiscono tradizionalmente, a volte anche in modo efficace. Tra l'altro i consorzi di bonifica hanno una disponibilità finanziaria significativa perché prendono, diciamo, la quota partecipativa di tutti gli agricoltori che sono presenti in quel dato territorio. Quindi ci sono risorse private significative, private nel senso che vengono conferite in questo modo, ma che hanno ovviamente una valenza pubblica naturalmente, e ci sono risorse pubbliche significative che le regioni in molti casi afferiscono, diciamo, ai consorzi di bonifica per mettere in campo appunto il controllo delle acque e anche la gestione delle acque irrigue in quelle zone. Allora, hanno un ruolo strategico, io vorrei capire come intendiamo riformarli per renderli più efficaci alle nuove emergenze che abbiamo di fronte, quale ruolo intendiamo affidare ai consorzi di bonifica che già svolgono un ruolo importante e, ripeto, quali sono le risorse pubbliche che vogliamo investire in questa partita. L'agricoltura è un asse strategico del nostro Paese, io ne sono convintissimo, condivido molte delle cose che sono state dette, ma è evidente che noi dobbiamo supportare questa visione strategica del nostro Paese con le risorse necessarie e con la visione anche innovativa dal punto di vista tecnologico, dell'innovazione certamente, ma anche dalla parte, diciamo, delle norme che devono essere adeguate ad affrontare la fase che abbiamo di fronte. Grazie al collega Zarati. C'è un punto che era stato sollevato anche con la Zolezzi, che io in privato stavo anche sollevando, non perché fosse un segreto, con il ministro Martina, su cui è necessario un approfondimento, che chi ha seguito le audizioni di questo inizio di indagine conoscitiva, che noi peraltro chiederemo a dicembre per averci appunto, avere il tempo di formare le cose, che ci è stato sollevato anche nell'audizione per esempio di Utilitalia ieri, ma anche in altre occasioni, l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura richiede non solo investimenti infrastrutturali, ma anche capire qual è il livello chiesto a quelle acque, perché un problema che ci è stato sollevato è che da noi questo si fa molto meno che in altri paesi, perché non solo mancano gli investimenti, ma noi abbiamo delle specifiche per l'acqua da irrigazione che praticamente coincidono con quelle delle acque potabili, no? E quindi questo rende praticamente impossibile l'utilizzo dell'acqua reflue. Su quello è utile, io ho chiesto anche ieri a Utilitalia di farci avere uno specchietto, diciamo, con il confronto delle normative dei principali paesi europei per capire che margini abbiamo per avere quel riutilizzo dell'acqua che era stato chiesto, ripeto, come tema proposto sia dal collega Zolezzi che dal collega Zaratti che dallo stesso ministro nelle conclusioni. Collega Braga. Grazie Presidente, ma molto brevemente ringraziare il Ministro Martina per il contributo che ha dato alla nostra indagine conoscitiva dal punto di vista appunto dell'attività e del peso e della rilevanza del settore agricolo. Due domande molto, diciamo, puntuali. Una riguarda la destinazione delle risorse che sono state messe a disposizione per realizzare gli investimenti, questi 700 milioni circa. Faccio la domanda perché non seguendo nel dettaglio, diciamo, come competenza della nostra commissione, chi sono i destinatari di queste risorse, diciamo, se sono enti pubblici, insomma quali sono i destinatari, e se rispetto invece all'utilizzo degli altri 107 milioni previsti dalla legge di bilancio di quest'anno l'intenzione del Ministero è quella di adottare gli stessi criteri di riparto e di utilizzo oppure intende
diciamo, attivare una nuova linea di finanziamento, magari privilegiando alcuni tipi di investimenti. L'ultima considerazione invece è una sottolineatura, perché nel quadro che si sta così delineando, anche grazie alle audizioni, alla pluralità dei punti di vista che consideriamo, mi sembra sempre più evidente che le pressioni che oggi vengono a gravare su una risorsa scarsa e preziosa come l'acqua fanno sì che questo approccio integrato di cui pure lei ci ha parlato forse ci impone di riconsiderare anche in chiave nuova le modalità con cui i diversi soggetti portatori di interesse concordano su nuove regole di ingaggio, diciamo così, nell'utilizzo dell'acqua. Faccio un esempio che il Ministro so conosce bene, essendo, diciamo, di origine lombarda come me: i grandi invasi naturali, i grandi laghi, oggi soffrono un problema di significativo abbassamento del livello che comporta oggettivamente dei danni ai territori, perché questo significa abbassare il livello dell'acqua con degli effetti negativi sulla tenuta, ad esempio, degli argini e delle sponde. C'è una competizione tra, ad esempio, l'uso idrico della risorsa idrica per la produzione di energia rinnovabile, l'utilizzo dell'acqua in agricoltura nelle parti più a sud della pianura padana. Le regole con cui nel tempo si sono definite le modalità di utilizzo dell'acqua non tenevano conto di un quadro che è cambiato e anche di esigenze, di innovazioni tecnologiche che invece oggi sono sul campo. Quindi capire, e questo oltre a richiedere sicuramente un'attenzione che non mancherà al Ministero, capire come i vari soggetti interessati possano aprire una riflessione positiva su questi aspetti che fanno parte un po' delle questioni e delle sfide del nostro tempo. Grazie collega Braga, peraltro in omaggio alle sue origini lombarde, ieri in audizione a un certo punto è stato dato un dato interessante, che la diminuzione delle precipitazioni dei primi 6 mesi di quest'anno coincide all'acqua del lago di Como, lago che mi sembra che la collega conosca. Collega Labriola. Grazie Presidente, Ministro Martina. Io vorrei ringraziarla per l'audizione che oggi e per la relazione che oggi qui ci ha portato, che ha aggiunto sicuramente delle cose in più alle audizioni che abbiamo fatto fino adesso, ma rileggendo con attenzione, lei nella parte finale riassume i punti sui quali ci si debba muovere, i più fronti sui quali bisogna muoversi, prevedendo che ci possa essere qualcosa nella stabilità. Però lo stesso Ministro Galletti ieri ci diceva di non illuderci che nella stabilità ci potesse essere una programmazione in relazione per esempio agli invasi o alle tubature, perché siamo alla fine legislatura. Io volevo sottolineare come se lei comunque nelle sue facoltà durante la legge di stabilità prevede di far valere un'indicazione piuttosto che un'altra, e quale in relazione agli invasi, alle tubature, al sistema idrico. Poi un'altra cosa che era emersa ieri era sul discorso che forse era meglio prevedere un sistema nazionale idrico, perché questa frammentazione di competenze rende anche farraginosa quella che la questione in tutta Italia. E poi un altro accenno, non per campanilismo meridionale, leggo con attenzione che il prossimo G7 di agricolo si terrà a Bergamo a ottobre. Volevo chiedere se in prossimità o si possa prevedere magari un evento del genere anche nel sud Italia, in maniera tale che magari con la spinta di un G7, di una questione relativa all'agricoltura, ci si possa essere anche una spinta innovativa sul discorso agricolo e, perché no, presentare i prodotti nel mezzogiorno dove poi alla fine vengono prodotti. Questa sarebbe anche una buona idea, tra l'altro anche presente nei quaderni Swimez, dice: l'Expo è stato un grande evento a Milano, però dobbiamo iniziare a portare gli investitori sui territori nei quali si produce, quindi questa magari può essere un'ottica diversa di vedere le cose, ma al contempo anche molto interessante. Grazie. Grazie collega Labriola. Collega Iannuzzi. Grazie Presidente, io ringrazio il Ministro per la relazione che ci ha reso e che delinea una visione, a mio avviso, innovativa e moderna, ma pienamente consapevole del ruolo sempre più importante che l'agricoltura sta assumendo nel nostro Paese.
ricordando che negli anni bui di una crisi interminabile l'agricoltura è il settore produttivo che meglio ha retto al contributo del PIL, all'innovazione, all'export e anche alla creazione di nuove imprese e di nuovi posti di lavoro. È molto interessante anche la sottolineatura del Ministro che i nuovi strumenti di incentivazione fiscale decisi con le ultime due leggi di bilancio, ammortamenti per apportamento, crediti d'imposta, stanno funzionando molto bene in agricoltura. Speriamo anche che le nuove misure che sono appena state varate nel DL Mezzogiorno Resto al Sud per il sostegno all'imprenditorialità giovanile in agricoltura e ricambio generazionale funzionino efficacemente. Io voglio sottolineare un punto e su questo reputo molto importante l'indicazione che ci ha dato oggi il Ministro. Concordo molto sulla impostazione della destinazione delle risorse, sia sul concentrare sul comparto delle grandi infrastrutture irrigue lungo i tre assi approvvigionamento, distribuzione e incentivazione alle aziende complessivamente intese, le risorse che derivino sia dai fondi europei sia dall'FSC, anche per realizzare un meccanismo importante, virtuoso di cofinanziamento comunitario, ma anche di accumulo delle risorse verso grandi obiettivi. E reputo anche giusto aver fatto confluire lì il residuato di 107 milioni di euro della legge di stabilità legge bilancio 2015 per un primo pacchetto di 700 milioni di euro, rispetto ai quali ovviamente affidiamo allo sforzo importante del Ministero anche il rispetto della tempistica che ci è stata delineata e che consente di dire che i cantieri partiranno all'inizio del 2018 nell'ambito del piano dello sviluppo rurale. Penso che bisogna procedere in questa direzione concentrando nelle regioni, anche con un adeguato dialogo con il Ministero e un sistema di controllo e di monitoraggio, gli interventi per le opere infrastrutturali di più modeste dimensioni e per il sostegno agli investimenti che vanno alle singole aziende. Io penso che lungo questa linea bisogna insistere, bisogna anzi rafforzare, come diceva il Ministro, la strutturalità, la stabilità e la continuità di questo tipo di investimento che serve a prevenire vicende quelle molto delicate e dolorose come quelle che stiamo vivendo. Per tutte queste considerazioni considero molto positiva l'audizione e il contributo del Ministro alla nostra indagine conoscitiva. Grazie collega Iannuzzi. Collega Bianchi. Grazie Presidente, ringrazio il Ministro per la sua relazione e anche per la chiarezza con cui ha espresso delle priorità assolutamente condivisibili in questo campo. Volevo chiedere tre cose essenzialmente. Una, come giustamente ha detto il Ministro in apertura, quello che stiamo vivendo è un impatto dei cambiamenti climatici che naturalmente, dato tutto il nostro impegno nell'attuazione insieme a tutti i Paesi dell'Accordo di Parigi, contiamo di fermare comunque in un tempo utile, ma certamente si faranno più intensi nei prossimi anni. Quindi mi chiedevo se il Ministro sta valutando un adeguamento della risposta necessaria a fronte di minacce che saranno superiori e quindi in questo senso quali iniziative sta facendo il Ministero. La seconda è una considerazione, faccio mia una considerazione che ha già fatto la collega Braga e che ritengo anch'io molto importante, cioè quella delle regole di ingaggio negli usi dell'acqua, perché noi abbiamo considerato nel nostro Paese che si potesse tenere insieme idroelettrico, uso potabile, irrigazione, contando su una dimensione dei ghiacciai che era stabile ma che purtroppo non lo è più. E quindi in questo senso come il Ministero pensa di poter dare un contributo a questa, immagino, diversa definizione della possibilità di utilizzo dell'acqua. E la terza è su Agricoltura 4.0, come l'ha giustamente chiamata il Ministro, e ci sembra un'iniziativa molto importante. Se ci sono già dei dati, se c'è un monitoraggio delle richieste che sono state fatte, in modo da capire su quali tipi di macchinari, di investimenti, di utilizzo le imprese italiane si sono già dirette. Grazie. Grazie collega Bianchi, collega Marroni. Sì, anch'io mi associo all'apprezzamento al Ministro e al Ministero per questa relazione che mi sembra che abbia proprio quei caratteri di agire su più punti, cioè di non essere una relazione monotematica ma su questioni più generali. Io a questo punto, ma visto che molti altri colleghi hanno detto insomma cose che pensavo, vado un po' nel merito più stretto. Visto che noi stiamo facendo grazie anche alla Presidenza, alla Commissione, questa analisi conoscitiva, è importante un punto, cioè i criteri che si decideranno su come verranno erogati i fondi dei 700 milioni saranno essi stessi un obiettivo politico, cioè i criteri quelli previsti dalla Commissione. Quindi sapere questi criteri, che da quello che ho letto e ho sentito dal Ministro, saranno i primi di settembre, sarà nominata la Commissione, su dei criteri appunto su quali poi si andrà ad investire. Questi saranno oggettivamente, essi stessi regolatori di quello che dovrebbe accadere sul territorio. Quindi avere questi criteri, questa chiarezza, penso che la Commissione è utile averli.
Secondo punto, gli investimenti, farli diventare sempre più, come ha detto bene il Ministro, non solo investimenti di settore, ma investimenti strategici per il Paese. Bene, quindi la cooperazione 4.0. Cioè noi dobbiamo sapere che questa è una delle sfide del futuro che ovviamente non riguarda solo l'Italia, ma riguarda tutto il pianeta. Un altro punto è il coordinamento con gli enti locali. Perché dico questo? Immagino ci sia già ovviamente una struttura di coordinamento con gli enti locali, ma secondo me se sarà uno degli altri punti decisivi, perché come abbiamo visto in questa commissione, per esempio, faccio l'esempio del lago di Bracciano che è stato tanto trattato, cioè il coordinamento con gli enti locali riguarda sia l'idrico ai fini di irrigazione agroalimentare, sia il potabile. È ovvio che se tu devi costruire un bacino, come ci hanno prospettato anche il consorzio di bonifica, può essere un bacino che può ovviamente funzionare per tutti e due gli elementi. E questo secondo me è un elemento di sintesi nella realizzazione di infrastrutture, in questo caso importanti, avere sostanzialmente un coordinamento con gli enti locali, perché le due esigenze possono essere integrate appunto come sistema idrico. Altro punto importante, la tecnologia, quindi investimenti in ricerca. Qui, oltre al Ministero di Calenda, anche diciamo sulla ricerca, perché molti altri paesi si sta facendo, in particolar modo sulla tecnologia della desalinizzazione per alcune parti del paese, che aveva dei costi, diciamo, dal punto di vista diciamo, calorici molto importanti, adesso si sta attivando anche tutto un lavoro su per quanto riguarda la desalinizzazione da energia solare, quindi anche lì investire in ricerca per il futuro. In ultimo, ma non è ultimo, un piano anche per quanto riguarda, oltre all'idrico potabile, anche l'agricolo, sugli elementi di risparmio, cioè diciamo, risparmio della risorsa ed efficientamento. Ecco, questi punti che sono già contenuti nel corso, secondo me sarebbe importante diciamo, che la Commissione, se il Ministero, con anche la disponibilità del Ministro che ha dato oggi con così completezza, possa proseguire in questo obiettivo nei prossimi mesi. Grazie. Grazie collega Marroni. Collega Busto. Grazie. Io vorrei fare una piccola riflessione e chiedere un feedback su questo. Mi sembra di capire che quello di cui abbiamo parlato oggi siano misure di adattamento a un problema. Problema riduzione scarsità idrica. Si è certamente in un trend che è quello del riscaldamento, cambiamento climatico, peraltro un trend che i cui numeri, a meno di interventi che sono stati promessi ma ad oggi non attuati dal nostro paese in primis, di riduzione importante delle emissioni di gas serra, porteranno la temperatura e anche la disponibilità delle precipitazioni a diventare molto più critiche nei prossimi anni. Ecco, di fronte a questo noi possiamo e dobbiamo certamente improntare una linea di azione nella direzione di uso più efficiente e razionale della risorsa idrica e quindi tutto sacrosanto, però questo è adattamento. Dobbiamo ricordarci anche che l'agricoltura è una fonte di emissione di gas serra. È una fonte anche piuttosto significativa, secondo la FAO è circa il 30% delle emissioni di gas serra. Ora, i processi sono per esempio l'utilizzo, la fertilizzazione azotata, nitrificazione e denitrificazione, emissione di ossidi d'azoto, la gestione del letame in ambito dell'allevamento o per esempio allevamento bovino, parliamo di emissioni dirette di gas a effetto serra, di metano. Quindi c'è una serie di processi che fanno sì che l'agricoltura contribuisca in maniera, e l'allevamento, contribuiscono in maniera significativa a un processo di cui paga le conseguenze chiaramente in termini di minore disponibilità idrica. Quindi in quest'ottica, se l'unica proposta è l'agricoltura di precisione, cosa che è interessante, no? Perché chiaramente noi ci dà l'opportunità l'agricoltura di precisione di andare possibilmente a ridurre gli input, quindi ridurre la fertilizzazione, ridurre il consumo idrico. D'altra parte c'è un problema grosso, cioè la gestione dei suoli agricoli nel particolare, e il fatto di aumentare il possibile stock di carbonio, quindi la capacità di assorbimento del carbonio nei suoli, e quindi anche il ricorso a pratiche agricole che consentono di fare questo in maniera più efficiente, e quindi anche una ricerca che non va solo nella precision farming, l'agricoltura di precisione, che è, diciamo così, la punta
dell'iceberg tecnologico di un modello agricolo. È come questo stesso modello lo rendiamo più sexy, lo rendiamo più efficiente tecnologicamente. Ma un'altra linea di intervento dovrebbe essere volta, a mio parere, a investire in ricerca e sviluppo in pratiche agricole differenti. Pratiche agricole, c'è la parola magica ormai che gira, l'avete, ne parlate anche voi, ho visto, è la parola agroecologia, una agricoltura che sia capace di gestire i processi in maniera più intelligente, in maniera da usare meglio le sinergie e in maniera da minimizzare l'input fertilizzante, chimico in termini di fitofarmaci e quant'altro, e quindi va andando a cambiare il quadro. Su questo mi sarebbe piaciuto vedere qualcosina in più, perché ricordiamoci, lo ripeto per chiudere, agricoltura non è soltanto una vittima della minore disponibilità idrica e quindi del cambiamento climatico, ma è anche un attore, e quindi la mitigazione in campo agricolo è fondamentale. Sappiate che l'Unione Europea sta lavorando da anni in questa direzione, ci sono progetti europei, e lo sapete benissimo, che stanno cercando di capire quali possono essere le tecnologie più adatte in questa direzione e anche le modificazioni delle pratiche agricole più adatte in questa direzione. Quindi secondo me ci vorrebbe qualcosina in questa direzione, anche in questa audizione. La ringrazio. Grazie collega Busto. Collega Mariani. Grazie Ministro. Lei ha parlato di strumenti di medio-lungo periodo e io ritengo che oltre che parlare di emergenza siccità sia molto utile, come lei ha fatto nella sua audizione, citare anche quegli strumenti. A quel proposito le domando se il tema della forestazione, delle politiche forestali non debba essere maggiormente enfatizzato. Io ritengo che su quel tema, sul tema degli ecosistemi, sul quale si sta investendo a livello mondiale, non solo per la protezione e la tutela, ma anche per, come dire, il ruolo di maggior filtro, per come dire, l'insieme delle funzioni, dall'approvvigionamento idrico alla prevenzione incendi e anche alla riduzione della CO2, si possono elaborare piani che in un certo senso in questi ultimi anni abbiamo sentito molto sottovalutati, cioè come se fossero, come dire, di default sempre replicati senza un momento di riflessione e anche di innovazione. Io ritengo che da questo punto di vista ci sia molto da fare, perché poi alla fine la traduzione è anche quella di maggiori fattori produttivi e anche occupazionali, e in questa direzione mi domando se dal Ministero, che è anche il Ministero delle Foreste, si possa avere un ulteriore contributo e anche una connessione più stretta con le cose di cui oggi abbiamo parlato. Grazie collega Mariani, peraltro questo è un tema molto atteso, anche perché c'è un regolamento, adesso lo chiedo al Ministro, in gestazione, e siccome sta cambiando, lo dico anche alla collega Braga, anche la filiera dell'edilizia, anche in relazione a quello che sta accadendo per esempio nelle aree terremotate, su come si costruisce, come cambiano queste cose, il regolamento sulle foreste che il Ministero deve fare è molto atteso da intere filiere produttive in cui l'Italia ha anche tutti gli elementi. Ne approfitto per chiedere un'ultima informazione al Ministro. Noi stiamo discutendo anche della partita SEN in questo periodo, Strategia Energetica Nazionale, no? È una partita che è già un passo avanti, in questa occasione vede affiancati il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente, in maniera tale da non fare, diciamo, quello che è stato fatto con la vecchia SEN, che era nata vecchia, è stata superata dai fatti e non incrociava sostanzialmente le politiche di contenimento dei gas di serra, gli accordi di Parigi eccetera. Però è evidente che al di là del rapporto fra i due ministeri, la SEN o è una politica trasversale, pensiamo solo ai trasporti, all'edilizia, all'agricoltura, alla ricerca, oppure è una politica che nasce debole. Mi chiedevo se su questo percorso della SEN il Ministero dell'Agricoltura è stato coinvolto, perché vale sia in termini difensivi che offensivi, vale sia per il biogas che per l'uso della risorsa idrica, tanto per fare due esempi, e se c'è un contributo che il Ministero sta dando che può fornirci anche a noi, in maniera tale che nel nostro dibattito ci sia utile capire qual è il punto di vista del Ministero. Sì. Intanto grazie di tutte le sollecitazioni, provo a rispondere a gran parte almeno delle cose molto interessanti che sono state rilevate. Partirei da quest'ultimo spunto confermando che noi siamo parte integrante di questo lavoro. Naturalmente il Ministero guida, come sapete, il Ministero dell'Ambiente, noi ovviamente lavoriamo in stretto contatto con loro nel gruppo
diciamo tecnico, anche perché poi, come giustamente ha rilevato il Presidente, ci devono essere delle coerenze anche nella caratterizzazione, poi nelle modifiche di bandi, strumenti, anche in chiave agricola, in funzione della strategia. Quindi, diciamo, nella fase ascendente noi stiamo in scia secondo tempi e modalità che il Ministero dell'Ambiente predispone e collaboriamo alla definizione della strategia. Poi dopo dovremo lavorare all'implementazione, al coordinamento, all'allineamento degli strumenti agricoli in funzione della strategia che viene adottata. Ci siamo e siamo parte di questo lavoro. Sono state richiamate questioni molto, secondo me, rilevanti e decisive. Provo, diciamo, a rispondere un po' a tutto. Intanto, sul tema generale che veniva posto, tutte le forme di contributo oggi attivate in favore del settore sono finalizzate alla riduzione delle emissioni. Io voglio darvi un dato, perché forse a volte lo dimentichiamo: in questi anni l'agricoltura italiana, per diverse ragioni, ha cambiato pelle da questo punto di vista. Meno 36% di gas serra rispetto alla media UE dal settore agricolo vogliono dire tante cose. Io non voglio dire che è solo convinzione, diciamo, di svolta sostenibile, perché c'è anche un mutamento proprio del quadro economico agricolo che ha portato a questo, ma c'è anche un, secondo me, cambio di pelle e di orientamento delle imprese agricole che hanno iniziato a verificare, conti alla mano, dove l'hanno fatto, che i termini di innovazione in chiave sostenibile generano competitività. Cioè i margini reddituali su alcune filiere agricole, quando fai innovazione per garantirti sostenibilità, sono superiori a quelli di un modello di impresa agricola tradizionale. E la prova, se volete, più emblematica di questa storia l'avete in alcuni pezzi della filiera vitivinicola italiana, dove si è potuto in questi anni spingere al massimo su investimenti, innovazioni a garanzia di sostenibilità, ad esempio proprio a partire da una modifica degli impianti di irrigazione, si hanno margini reddituali di impresa superiori. Ci sono imprese del Chianti che hanno fatto in questi anni robuste scelte di investimento, di innovazione proprio sui sistemi irrigui, che ti dimostrano, numeri alla mano, di aver incrementato il reddito, cioè la redditività dell'operazione, nell'ordine del 10-15%. Sarà un caso, diciamo, emblematico, ma rileva come dentro questa riduzione del 36%, secondo me, adesso è emblematica per suo segno, però c'è anche una predisposizione, secondo me, di buona parte delle filiere agricole a lavorare su questo come chiave di competitività. E questa è la novità, secondo me, che noi dobbiamo enfatizzare il più possibile. Cioè, non faccio questi interventi perché devo, in ragione di un quadro generale e esclusivamente di una missione generale legata ad esempio al tema climatico-ambientale, ma connetto la necessità generale al tema della, come dire, redditività d'impresa. E quando viene fuori questo elemento, le accelerazioni dal lato degli investimenti sono impressionanti, perché è evidente che uno cerca il modello anche economico su cui poggiare meglio la propria attività, come ovvio. Il nostro sforzo è quello di presentare la chiave, diciamo, la svolta sostenibile dell'agricoltura italiana a partire da questi dati, perché questa è la leva migliore per spiegare perché bisogna farlo. E se ci date una mano, questa è una, secondo me, elemento di fortissima attrattività. Perché? Perché ingaggia tutto un altro ragionamento che non abbiamo tempo magari di affrontare oggi, ma ha a che vedere ad esempio con la svolta generazionale nel modello agricolo italiano. Cioè, tassi di presenza di under 40 nell'impresa agricola generano più innovazione, generano più sostenibilità, portano con sé anche maggiore redditività. È un titolo però
credo che volendolo si può, volendo si può sviluppare anche per le vie che avete richiamato voi. Volevo dire appunto che tutte le attività sono fortemente già orientate al tema della riduzione delle emissioni, enfatizzando la corretta gestione dei concimi azotati, enfatizzando lavorazioni minime dei suoli per ridurre la perdita di carbonio, con la corretta gestione di allevamenti nella loro alimentazione anche nella gestione delicata delle relative deiezioni. Tutto questo lavoro di impostazione è dato, bisogna spingere al massimo il più possibile, naturalmente aggredendo anche alcuni nodi che magari non siamo riusciti ad aggredire fino a qui. Per quel che riguarda la partita che è stata sollevata della forestazione, mi fa piacere che è stata, diciamo, giustamente indicata come una delle questioni. Confermo che noi stiamo lavorando nel quadro delle deleghe del collegato agricolo a fare in modo che a settembre arrivi il decreto legislativo per la gestione sostenibile delle foreste, che è una delle questioni decisive che abbiamo davanti, proprio per le ragioni che venivano richiamate qui prima. Noi con settembre dovremmo essere nelle condizioni di iniziare il lavoro sul testo del decreto legislativo figlio del collegato agricolo. Sulle questioni che richiamava il Presidente prima relative ai fondi europei, più o meno abbiamo risposto. Mi preme, diciamo, rafforzare il messaggio che gran parte dei fondi europei agricoli sono già destinati all'attuazione di politiche ambientali. È un tema di grande discussione anche di tutta la modellistica della politica agricola comunitaria, da qui anche alla prossima programmazione, greening, non greening e altre questioni, condizionalità, questioni che hanno a che vedere proprio con l'attrazione ambientale delle politiche agricole europee. Non sto a elencare i dettagli, però posso assicurarvi che dai pagamenti diretti ai PSR c'è una chiave che raccorda fortemente tutta questa grande questione. La mia opinione dal punto di vista squisitamente politico è che non c'è destino per le politiche agricole comunitarie se non nella loro chiave fortemente ambientale, e questo è un salto di concezione che sta maturando anche a Bruxelles, banalmente, se volete, tra virgolette, perché per difendere i budget diciamo di sostegno alle agricolture europee devi trovare una chiave interpretativa nuova che non sia semplicemente, tra virgolette, la chiave della contribuzione, diciamo, diretta secondo il vecchio modello, ma insistendo sempre di più sulla leva, sulla connessione profonda tra modelli agricoli europei e svolta ambientale. Più tiriamo lì, più riusciamo anche a ridefinire le caratteristiche, secondo me, di investimento pubblico del progetto europeo su questa partita decisiva del primario. Meno tiriamo lì, più difficoltà ci sarà a far comprendere perché, ad esempio, budget di bilancio europei vengano destinati, giustamente, secondo me, ancora al primario. E questa è una chiave che costringe, per fortuna, secondo me, a una connessione molto più profonda del passato tra agricoltura e ambiente. Che o lì troviamo un nuovo codice, diciamo, di interpretazione anche del modello europeo, oppure sarà sempre più difficile, in particolare per chi deve difendere le esperienze agricole, no? Perché con quegli strumenti arrivi fino a un certo punto, ed è da qui che passa, ad esempio, tutto il lavoro che stiamo cercando di fare, in particolare, devo dire, noi italiani, noi del Sud Europa, in ragione invece di un confronto con i modelli del Nord Europa, rispetto a tutta la partita e la gestione dei rischi e nella loro connessione, nella connessione che richiamavo prima, sia quando si tratti di eventi calamitosi, ambientali, climatici, che ti complicano radicalmente la vita nel giro di una stagione, sia quando questa cosa porta con sé anche dinamiche di prezzo, volatilità nei mercati, sui prezzi, che poi sconquassano intere filiere. Tutto questo ha molto a che vedere con la radice profonda che dobbiamo ricostruire tra sviluppo ambientale e sviluppo agricolo.
So che è un titolo, però secondo me ha molto a che vedere con le cose che abbiamo discusso anche questa mattina qui in audizione. Sulla qualità dell'acqua di depurazione, tutto quello che avete sollevato per me è materia di confronto molto serio, molto attento, perché è vero che questo è un tema su cui aprire seriamente un lavoro di ammodernamento, di aggiornamento nelle regole di utilizzo è molto delicato, perché naturalmente noi, l'agricoltura, è pronta a fare la propria parte. Ricordiamoci che poi abbiamo avuto negli anni anche degli effetti nella gestione, ad esempio, delle acque reflue non banali, e dove non gestite con massima accortezza, con degli effetti anche rischiosi. Ricorderete il caso delle Escherichia colli, determinato proprio dal fatto che si utilizzarono in quel momento, non ricordo l'anno, neanche troppo lontano, dove il tema era acque reflue malamente utilizzate, con gli effetti che si erano generati. Detto ciò, detto ciò, tema delicato, credo che sia giusto affrontarlo, capire come riusciamo ad aprire una riflessione in ragione di quello che richiamavate voi, con queste accortezze, ma rimane il fatto che noi, come vi ho detto in apertura, dobbiamo certamente lavorare anche su questo fronte. Le innovazioni a livello di singola impresa agricola sono incentivabili innanzitutto grazie agli strumenti dei PSR regionali. Quella è la loro vocazione, lì dobbiamo lavorare con tutti i SEIMA del caso, ma lì c'è la parte consistente delle risorse che potenzialmente possono essere utilizzate per fare innovazione aziendale da questo punto di vista. Le innovazioni a livello infrastrutturale sono naturalmente incentivate attraverso il piano irriguo nazionale, e questo lavoro si è fatto in raccordo con le regioni, per come vi raccontavo anche in apertura. Rispetto ai quesiti posti sul bando in scadenza il 30 di agosto, risparmio e riuso sono criteri nuovi, centrali di questo bando, che segue alla perfezione la direttiva acque. E rispetto a quello che mi viene chiesto sempre sul bando, cioè chi sono i soggetti potenzialmente coinvolgibili, tutti i soggetti con concessione a derivare, tecnicamente sono loro i potenziali fruitori del bando, quindi tutti i soggetti che hanno la concessione tecnica alla gestione di questa partita. I consorzi di bonifica, avete ragione, svolgono un ruolo fondamentale da questo punto di vista. Voglio ricordare, lo sapete, che sono stati anche recentemente riformati sulla base di linee guida approvate nel 2008 dalla Conferenza Stato-Regioni, e questa evoluzione anche della soggettività dei consorzi di bonifica secondo me sta portando oggettivamente a un salto di qualità non indifferente in tanti territori nella gestione di una parte importante di questi processi. Sempre sul bando, i criteri sono già stati definiti 5 mesi fa, quando il bando è stato emanato. Li richiamo sommariamente: risparmio idrico a livello di consorzio di bonifica o di singola impresa, sostituzione del prelievo da falda per privilegiare, come dicevamo prima, sistemi collettivi, privilegio nel riuso di acque reflue, proprio per le ragioni che richiamavo prima. Quindi già dentro i criteri del bando trovate alcune linee coerenti con quello che ci stiamo dicendo fino a qui. Più in generale, ultima battuta, tutto il tema che avete sollevato anche voi di come raccordiamo queste politiche in un quadro strategico unitario, non posso che riconfermarvi che tutta la partita dell'infrastrutturazione irrigua per noi chiaramente va condivisa a livello di governo, quindi facendo il più possibile maglia stretta con gli altri ministeri competenti in materia,
Ministero dell'Ambiente, MIT in primis, va stressato sempre di più in chiave europea, perché c'è tutta una discussione che non abbiamo avuto modo di fare qui oggi, ma che ha molto a che vedere con noi su come anche nel confronto Nord-Sud Europa noi il tema della, come dire, delle politiche europee a sostegno dei sistemi idrici li mettiamo a fuoco con diciamo, alcuni caratteri di novità, e per quel che ci riguarda, come dicevo in apertura, questo è uno dei pilastri fondamentali di confronto sul prossimo bilancio europeo. Per quel che riguarda l'agricoltura europea, questa rideterminazione di orientamento e di scenario strategico, soprattutto nella connessione con la questione ambientale, è il tema che definirà sempre di più anche il modo con cui noi costruiamo un equilibrio tra spesa e investimento del bilancio europeo sui modelli agricoli dei paesi dell'Unione. E questa è una cosa che, devo dire, viene ben interpretata anche dall'attuale commissario europeo all'agricoltura, che per primo ha posto questa questione e, secondo me, a noi conviene, per le ragioni che stiamo vivendo anche in queste settimane, supportare questa scelta e questa collocazione strategica, perché ha molto a che vedere con, in particolare, l'area mediterranea e centralmente con il destino della politica agricola italiana. Quindi credo che potremo avere magari su questo anche prossime occasioni di confronto. Per quel che mi riguarda, sono ovviamente a disposizione. Grazie. Grazie Ministro, mi raccomando il piano delle foreste, perché c'è una possiamo